Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un documentario Netflix, cioè il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio, che avviso per me è spazzatura allo stato puro. Perché parlarne allora? Perché mi stupisce molto che un prodotto così scadente, paraculo e intellettualmente disonesto, sia stato prodotto e distribuito da una piattaforma streaming, anzi dalla piattaforma streaming per eccellenza. Per contenuti, allusioni e ipocrisia, questo era un prodotto decisamente più adatto alla TV spazzatura, cioè tutta la TV. Ormai la TV è spazzatura. E invece no, Netflix gli ha conferito quasi un bollino di serietà. E infatti questo documentario l'hanno visto tutti. E in troppi si sono fatti fregare da uno storytelling che prima dice una cosa, poi la nega, poi la ridice ma in un contesto temporale diverso, per poi ribaltarla nei contenuti storici ma anche processuali, senza nessun dato oggettivo in mano. Davvero roba da sciacalli veri. Incazziamoci insieme dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Il genere del true crime, cioè quei documentari che ci raccontano fatti di cronaca che hanno fatto la storia del nostro paese, ma non solo, è un genere di grande successo. Netflix ha un nutrito catalogo di titoli, alcuni dei quali davvero niente male, come The Keepers, Wild Wild Country, Vatican Girl sul caso di Emanuela Orlandi, Amanda Knox, The Night Stalker. Sono titoli che uniscono il tono del documentario a quel gusto un po' macabro che ognuno di noi prova nell'entrare nei dettagli torbidi degli omicidi o delle persone scomparse o delle storie dei serial killer. In Italia è dai tempi di trasmissioni come Telefono Giallo e Chi l'ha visto, che va in onda anche oggi, che generazioni di adulti soddisfano le loro torbide curiosità riguardo ai fatti di cronaca più efferati. Non mi ha stupito quindi vedere su Netflix un documentario dedicato ad una delle storie di cronaca italiana più tristi e dolorose degli ultimi anni, cioè l'omicidio di Yara Gambirasio. Per chi non conoscesse la storia, Yara era una ragazzina di 13 anni. Il pomeriggio del 26 novembre 2010 esce di casa per andare in palestra, dove praticava ginnastica ritmica, per poi essere ritrovata cadavere 3 mesi dopo, il 26 febbraio 2011, in un campo abbandonato a pochi chilometri dal suo paese. Durante questi 3 mesi le ipotesi sono state molteplici: un rapimento, un allontanamento volontario. Però più passava il tempo, più la speranza di ritrovare viva la ragazza purtroppo si affievoliva. Quando il corpo è stato ritrovato ci furono momenti di rabbia e confusione. Primo perché quel campo era stato battuto 1000 volte durante le ricerche di Yara e ancora oggi sembra assurdo che non sia stata ritrovata prima. Secondo perché il medico legale stabilì che la ragazza, seppur presentando sia ferite causate da un corpo contundente che da armi da taglio, era morta di ipotermia, era morta di freddo la notte stessa in cui era scomparsa. Un soccorso tempestivo l'avrebbe sicuramente salvata. Questo caso, oltre che per la sua immane tristezza, in campo investigativo è famoso soprattutto per come è stata portata avanti l'indagine per individuare l'assassino o il presunto assassino di Yara. Sugli indumenti della ragazza, infatti, è stato isolato un DNA maschile, che però non combaciava con nessun DNA presente nei database della polizia. Nei pressi dove è stato ritrovato il corpo c'era una discoteca, un club dove si entrava solo con una tessera e questo club aveva migliaia di tesserati. Il PM a capo dell'indagine, Letizia Ruggeri, richiede il test del DNA di tutti i tesserati di quella discoteca e se anche da questo test non uscirà un riscontro totale, ne uscirà un riscontro parziale. Seguendo le tracce del DNA, risalendo l'albero genealogico della persona che ha avuto effettivamente un riscontro parziale con il DNA ritrovato sugli abiti della vittima, gli agenti della scientifica riescono ad isolare un DNA ben preciso, cioè quello di Giuseppe Guerinoni, ex autista di autobus deceduto, che però viene definito senza ombra di dubbio come il padre naturale dell'uomo che ha lasciato il suo DNA sui vestiti di Yara. Nei mesi successivi verranno presi più di 27.000 campioni di DNA,
che alla fine porteranno ad un riscontro totale. Riscontro totale con Massimo Bossetti, muratore di un paesino vicino a quello di Chiara, che viene arrestato con l'accusa di omicidio il 16 giugno 2016. Bossetti non si dichiarerà mai colpevole dell'omicidio di Chiara, non confesserà mai l'omicidio di Chiara, ma il DNA più altre prove che in tre gradi di giudizio la sua difesa non è riuscita a scardinare hanno convinto i giudici a condannarlo all'ergastolo. Non starò qui ad annoiarvi con i fatti processuali, ma voglio parlarvi di cosa mi ha incredibilmente infastidito di questo documentario Netflix. Il titolo è Il caso Chiara oltre ogni ragionevole dubbio. Già da qui si intravede quello che è il tema principale di questo documentario, cioè un neanche tanto velato sentimento di innocentismo intorno alla figura di Massimo Bossetti, che tra l'altro compare in questo documentario, rilasciando dichiarazioni molto forti del tipo: cerco di non farmi uccidere dalla giustizia che ha cercato di abbattermi. Non fraintendete se Gianluca Neri, il regista di questo documentario, è convinto dell'innocenza di Bossetti e vuole raccontare le prove di questa presunta innocenza e l'altrettanto presunta persecuzione dello stesso Bossetti da parte del malvagio magistrato Letizia Ruggeri, va bene, è liberissimo di farlo, siamo in democrazia. Risposta del cazzo. Quello che non va bene è usare le emozioni più umane che questa tragedia scatena, cioè la perdita di una figlia, la morte violenta di una ragazzina così giovane, come anticamera per apparecchiare il tuo punto di vista, cioè Bossetti innocente, tutte le prove contro di lui sono state fabbricate e una congiura contro un innocente. Ci sono due narrative distinte in questo documentario, una puramente emozionale, dove addirittura sentiamo i messaggi che i genitori di Chiara lasciavano alla segreteria telefonica della ragazzina, nella speranza che un giorno potessero arrivare al destinatario. Sono messaggi strazianti, di dolore, di paura. Lo sapete, ho un figlio e non riesco nemmeno a immaginare che cosa si prova a non averlo in casa, a non sapere dov'è, a dover gestire la sua paura, il suo dolore. È inimmaginabile una situazione del genere. Eppure in questo documentario ci viene spiattellata lì come se fosse utile a dimostrare la tesi del regista, cioè Bossetti innocente. Paraculo. Infatti questa narrativa così emotiva è mischiata in una timeline volutamente confusa e labirintica al vero topic del regista Gianluca Neri, cioè Bossetti è innocente, è tutta una farsa. E l'opinione pubblica è stata manipolata. Ripeto, se questo è il tuo obiettivo narrativo, accomodati pure, ma mi chiedo perché raccontare così a fondo il dolore della famiglia Gambirasio? Che te ne fai? Perché non ti sei concentrato solo ed esclusivamente su Massimo Bossetti e la sua presunta innocenza? Il motivo sta nel fatto che questo documentario letteralmente ti ipnotizza. Prima ti fa abbassare la guardia, colpendoti al cuore, raccontandoti la straziante storia di una famiglia che perde la figlia. Poi inizi a confondere la tua percezione del tempo e della realtà, mischiando tempi e situazioni come un cubo di Rubik, per poi svegliarti con un'informazione schiaffo che però ti spinge a dubitare della verità processuale. Il grande problema di tutto questo circo, per me, che non capisco niente, è che in tre gradi di giudizio la difesa di Bossetti non è mai, e ripeto, mai riuscita a smontare l'accusa. Complotto o colpevolezza inequivocabile? Mi chiedo, è sufficiente dichiararsi innocenti per meritare un'attenzione mediatica di questo livello? Perché di gente in galera che si dichiara innocente ne abbiamo a tonnellate. Come questi due, per esempio. Sapete chi sono? Sono i due trogloditi che hanno ucciso a pugni Willy Monteiro Duarte, un ragazzino che era nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Anche loro si dichiarano innocenti. Anche lui si dichiarava innocente. Sapete chi è? Totò Riina, l'uomo che ha sulla coscienza, oltre a X persone, Falcone e Borsellino. Si è sempre dichiarato innocente. Vogliamo fare un documentario anche su di lui? E se Filippo Turetta, l'assassino di Giulia Cecchettin, domani decidesse di essere innocente? Che facciamo? Ci poniamo il dubbio scrollando l'informazione tra un culo e una ricetta? Pensate un attimo ai genitori di Chiara Gambirasio, che si sono ritrovati a dover guardare questa merda. Ma io dico, che mancanza di rispetto! Per me davvero incredibile.
Il problema del documentario Il caso Yara, oltre alla disonestà, è soprattutto il suo contenitore. Netflix non è Rai 3, non è nemmeno Rete 4. Netflix viene usato dai giovani, magari da ragazzi che non hanno mai sentito nominare Yara Gambirasi o la sua storia. E adesso si fanno l'idea che Massimo Bossetti è innocente, la magistratura lo ha perseguitato. Sono cose che ho sentito con le mie orecchie. Non si saprà mai chi ha ucciso questa ragazza. Questo perché i consumatori medi di Netflix hanno un concetto relativo e veloce della realtà e soprattutto della verità. È una realtà barra verità filtrata dai reel, dove estrapolare un concetto decontestualizzato e trasformarlo in presunta verità assoluta è un attimo. Questo documentario è un esempio di post-verità. C'è la verità del dolore, c'è la verità processuale e poi ce ne inventiamo un'altra. Di sana pianta, tanto per far rumore. Ripeto, questo è un atteggiamento da TV spazzatura e trovo molto pericoloso che si sia riversato su Netflix. Non importa che la verità sia vera, basta che sia verosimile, ma soprattutto estrapolabile e decontestualizzabile. Si dice? Se c'è davvero una storia dietro la figura di Massimo Bossetti, che non siano però le corna che gli metteva la moglie o le corna che sua madre metteva a suo marito, perché quella è roba da parrucchiere di serie B. Insomma, dicevo, se c'è davvero una storia dietro questa persona, non era questo il modo di raccontarla. La morte di Yara Gambirasio è la storia di un mostro che ha portato via da casa una ragazza indifesa e l'ha lasciata morire di freddo da sola una notte d'inverno. Quel mostro è Massimo Bossetti? Le verità processuali dicono di sì. Esistono altre verità? Probabilmente sì, ma non sono oggettive e evidentemente non abbastanza forti da staccarsi dal lato emotivo di questa storia che viene vilmente utilizzato per venderti il progetto. La visione di questo documentario ovviamente è assolutamente sconsigliata, fate cose più intelligenti e questa robaccia, una buona birra, assolutamente non se la merita. Quindi, dalla versione di Barley è tutto, buona riflessione, buona bevuta stasera se uscite con gli amici perché fa caldo e una birra fresca ci vorrebbe e non fermatevi alla prima.